Il coronavirus spaventa, ci spaventa tutti, ci sono tante domande, ci sono tante paure. L'unica possibilità che abbiamo è fidarci delle istituzioni e affidarci agli esperti. Per tutta la settimana abbiamo aperto i nostri telefoni alle vostre domande e qui a Tagadà sono arrivate le risposte degli esperti. Eccole. Apriamo le telefonate perché so che stanno già chiamando tantissimi per parlare con Pregliasco. Dovrebbe esserci al telefono Marco che chiama dalla provincia di Vercelli. Prego Marco, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a tutti. Senta, io sulla base del fatto che si pensa che l'inquinamento possa avere anche, possa essere una causa di questa malattia, e per fortuna il nostro sud meno inquinato forse sarà più risparmiato. Mi chiedo però, vi è una correlazione tra coloro che purtroppo non ce l'hanno fatta, tra fumatori e non fumatori, e per contro, coloro che invece hanno superato la malattia? Vi è appunto una correlazione tra i fumatori e i non fumatori? Ci sono già stati fatti degli studi? Ecco, grazie. Grazie a lei Marco. Prego, professor Pregliasco. No. Due domande importanti. La prima sull'inquinamento, ancora non c'è una correlazione, anche se lo si può immaginare in termini generali, perché effettivamente l'irritazione che provoca a livello delle vie aeree l'inquinamento come tale può essere. Sui fumo, nel passato in questa stessa trasmissione avevo detto che non c'era una correlazione, i dati aggregati invece ora ci dicono che nei fumatori c'è una progressione un po' più pesante della malattia, quindi effettivamente il fumo, tra i tanti guai che causa, incide in termini negativi rispetto all'evoluzione della malattia, sempre per questa azione irritante delle vie aeree. E, in internet gira un video dal Giappone in cui viene citato l'Avigan, un farmaco che sembrerebbe valido contro il coronavirus. È una fake news? Ci scrive Gianni, che ci scrive via mail. Sì, è un farmaco che conosciamo, anzi di cui mi sono occupato nella parte di valutazione. È solo registrato in Giappone per l'uso per l'influenza, in alternativa agli altri farmaci antinfluenzali, antivirali specifici che abbiamo a disposizione. Ci sono in corso studi negli Stati Uniti per la registrazione come virus, per il virus dell'influenza. Sembra abbia dato in contesti limitati una buona efficacia, soprattutto se assunto all'inizio della malattia rispetto al successivo decorso. Ma si tratta di una situazione assolutamente sì della terapia acuta, e come tanti altri farmaci sperimentali, in uso in alcune nazioni, e l'AIFA sta valutando se utilizzarlo anche in Italia. Studio sperimentale, però con tutti i tempi del caso rispetto che alla verifica. Che vuol dire di non domani, per capirci. Esattamente. Sergio, buongiorno. Mi sente? Ben trovato, prego. Buongiorno, sono Sergio dalla provincia di Bergamo. Ah beh, da una zona abbastanza complicata in questo momento, sì, infatti Sergio. Io abito in un paesino qua di 3.000 persone che è una tristezza infinita. Ci abbiamo credo. Delle morti tutti, è impressionante, non sappiamo più cosa dire. Nel senso, vorrei fare un paio di domande al virologo. Certo, prego. Nel senso che qua ci sono delle persone, poche persone, perché siamo un paesino di 3.000 persone in alta montagna. Abbiamo poche persone che ha avuto contatti con gente positiva, che è in isolamento. Però cosa succede? Hanno un appartamentino di 50 metri quadri, perché non tutti possono permettersi di averne uno di 200-300 o la mega villa. Come fa tutto qua a fare un isolamento se sono in 3 o 4 in famiglia? Quanto è complicato in una casa piccola riuscire a fare l'isolamento? Qua veramente non ci sono delle ville. E poi vorrei chiedere un'altra cosa, se è possibile. Io abito proprio alle pendici di una montagna, esco dal letto e mi incammino lungo il mio sentiero, vado a 2000 metri di altezza, a 1500 metri c'è un pollaio che, guardate, veramente è la mia valvola di sfogo, veramente. Vado su, mi prendo le uova al mattino, le porto giù,
facciamo la frittatina, a parte questo, ma lo posso fare da solo? La gente che incontro, guardi, dice il dottore virologo, non ecco, la gente che incontro sono i cinghiali e le volpi. Posso chiaro, fare le, Sergio, è chiara anche la seconda domanda. Adesso ecco, le giriamo al professor Pregliasco. Intanto buona vita, grazie, Sergio. Grazie, sappiamo che state vivendo un momento terribile. Grazie allora, voi, professor grazie. Pregliasco, due questioni ci pone Sergio. Sulla seconda poi voglio provare a fare un ragionamento anche con Jeremic. Perché la seconda chiama in causa il senso di responsabilità di ciascuno e il fatto che ognuno poi si senta di poter dire vabbè ma io faccio tre passi, però quello mi serve perché mi fa sentire bene. E il problema è che se ognuno fa la cosa che lo fa sentire bene e che in realtà farebbe in assoluta solitudine, poi alla fine siamo male alla tutti. Fine stiamo tutti in giro e quello credo che sia un tema, però adesso risponde Pregliasco. La prima domanda però Pregliasco è la questione degli spazi piccoli. Io ho una persona della famiglia e deve stare in isolamento e vivo in un appartamento piccolo piccolo. Come faccio a non far ammalare tutti? Questa era la domanda. Prego Pregliasco. Ma allora, ovviamente non è facile. E nel Milanese e non solo, in Lombardia si sta cercando di attuare dei centri di accoglienza, alcuni alberghi, alcune strutture ricettive si stanno attivando per poter garantire questa possibilità praticamente di accogliere la persona che non ha un contesto familiare adeguato. Non è facile però anche in questo ambito avere una risposta. Rimane a mio avviso ovviamente una situazione, diciamo così, solo di attenzione generalizzata alla distanza, all'utilizzo del bagno, che sicuramente può essere un rischio l'utilizzo del quindi bagno. Quindi disinfettare tutto, che possiamo dire a chi ha un solo bagno in casa, tutto. Disinfettare esatto. Tutto ogni volta. Disinfettare il bagno. Prima di utilizzare il bagno. Che la persona positiva lo utilizza. Esattamente, questo è importante come elemento, asciugamani distinti. E poi per quanto possibile una distanza di un metro, quella che è comunque l'elemento che vale e dormire per tutti, in stanze separate, cioè piuttosto dormite sul divano ma non dormite nello stesso letto, mi pare che divano. Questo sia l'altro elemento. Esattamente. Per quanto riguarda il fatto di andare al pollaio, che mi piaceva assai l'immagine, vado al pollaio, prendo l'ovetto, sto a 1500 metri di altezza. Però che possiamo rispondere, Pregliasco, che ognuno di noi avrebbe un suo desiderio, ma in realtà dobbiamo rinunciare? Direi di sì, nel senso che è ovvio che se la persona è in un alpeggio e ha uno suo spazio, non c'è nessuno nei dintorni, è chiaro che spostarsi di qualche centinaio di metri non è quello il problema, perché la dispersione delle goccioline, lo dicevamo, è proprio nel contesto. Certo. È chiaro che dal punto di vista generale tutti dobbiamo stare a casa, perché davvero ogni contatto, ogni situazione che non sappiamo quale sarà, quale sia quella veramente a rischio, può in realtà diventarlo. Ilaria dovrebbe esserci al telefono, chiama dalla provincia di Como. Prego Ilaria, professor Pregliasco è pronto? Sì, perfetto. Buongiorno. Ben trovata Ilaria, prego. Buongiorno, volevo chiedere questo al dottore. Io sono ammalata con febbre dal 12 di marzo, ho fatto 2 giorni e mezzo di 38 e mezzo, è tutto iniziato con un fortissimo mal di testa da non riuscire a stare sdraiata e poi mal di ossa, dopodiché tosse, secca e febbre. Dopo la prima settimana il mio medico, siccome ho fatto 1 giorno e mezzo di catarro, proprio 1 giorno e mezzo, mi ha fatto prendere l'antibiotico, la Ceftiaton, Ivoctil. Quindi sono al 6° giorno di antibiotico, la febbre non è ancora sparita, perlomeno non è a livelli di 38 e mezzo, però rimane comunque 37 e mezzo, alcune volte 37,6. E quindi non so, adesso io ho ancora una settimana davanti, dovrei chiudere ancora le restanti pastiglie dell'antibiotico. Tutto è iniziato in maniera un po' anomala, perché l'ha presa inizialmente mia sorella dopo essere andata ad una riunione
E dopo due giorni, lei tra l'altro, mia sorella, aveva disturbi intestinali oltre a dolori, e dopodiché è subentrata la tosse. Poi l'ha passata a mio padre, che ha 82 anni. Mio padre, io l'ho accudito, nell'accudire lui l'ho presa. Lui ha fatto anche lui 3 giorni di 38,5 e adesso lui sta bene, però ha tanto catarro. Quindi suo padre sta bene, sua sorella sta bene? Mia sorella, anche lei, sta passando bene la cosa, ma ha tantissima tosse. Io invece ho ancora febbre e sono praticamente più di 10 giorni. E la sua domanda è possibile che sia lui, è possibile che sia il Covid-19? Esatto. Questa è la domanda. Quando parlo col mio medico chiedo se è il caso di fare un tampone o qualcosa anche per prevenzione, però non mi dice, mi dice di continuare così, quindi non so. Ilaria, intanto veramente auguri e speriamo che sia un'influenza, ma adesso sentiamo cosa dice Pregliasco. Prego, professore. Grazie mille. Grazie a lei, grazie a lei. È molto probabile che purtroppo sia un cluster familiare, quindi siano tutti coinvolti. Le manifestazioni cliniche addirittura in famiglia, anche con età diverse, come hanno raccontato, evidenziano ciò che sta succedendo in generale, quindi forme più banali, più rapide, molto simili a un'influenza, e poi invece qualcosa come si trascina l'ascoltatrice. Il tampone non cambia le cose. Oggi i tamponi, speriamo nel prossimo futuro si riesca a garantirli con una maggiore numerosità, vengono riservati alle situazioni in cui c'è, oltre che alla febbre, una difficoltà respiratoria, quindi una situazione che necessita un ricovero, per cui la terapia, le cose da fare, le attenzioni rispetto alla possibilità di un potenziale contagio rimangono comunque diciamo le stesse. Quindi, cioè, diciamo che in ogni caso, Ilaria, che sappia o che non sappia se è positiva al Covid, questo è il percorso che le tocca fare. È il percorso da fare, e mi sembra una direi che le cose, le manifestazioni cliniche che in genere peggiorano lo fanno dopo la quarta, quinta giornata, quindi se superi quella vuol dire che già va bene, insomma. Spesso e volentieri è una discesa più o meno lunga. Ben trovato Emanuele, faccia pure la sua domanda al professor Pregliasco. Niente, la domanda era, volevo sapere se la quarantena è sufficiente per un individuo asintomatico positivo a fare sì che non è più contagioso. Bene, mi pare una domanda netta e chiara. Meglio. Prego, professor Pregliasco. Tecnicamente se è positivo, necessita l'esecuzione di 2 tamponi a distanza di un giorno per confermare la negatività, l'avvenuto, diciamo, negativizzazione. Il problema si pone di più in quelle situazioni dove c'è una sintomatologia e in genere noi chiediamo di almeno tenere anche un'altra settimana dopo la fine della sintomatologia a fronte di una non definita, come spesso accade, diagnosi di laboratorio, perché non è detto che la fine della sintomatologia comporti anche una negativizzazione. Quindi, cioè, professor Pregliasco, per capirci, siccome oggi è complicato avere il tampone anche quando si hanno sintomi, a meno che i sintomi non siano sintomi gravi. Questo è quello che oramai è diventato chiaro, esatto, a tutti. Quindi già avere i 2 tamponi che ti dicono che sei positivo non è esattamente una cosa semplicissima, e diciamo che uno spera di non, esatto, trovarsi in quella condizione. Avere dunque i tamponi che dicono che ti sei negativizzato, mentre è naturale per quelli che sono stati in ospedale, dunque avevano avuto i primi 2 tamponi, per quegli altri è sostanzialmente impossibile. E allora, per quelli che poi sono sostanzialmente asintomatici o con pochi sintomi, lei ci sta dicendo, quando è finita la sintomatologia, ancorché lieve, almeno una settimana ancora, esatto, prudenza, state chiusi a casa e siate prudenti. Bene, c'era Geremica che voleva fare una domanda al professor Pregliasco. Sì, sarò velocissimo, ma le domande sono diventate 2, conduttrice.
prendo spunto proprio all'ultima mi cosa. Mi piace quando mi chiama conduttrice. Della quale stavate. Specchia non lo fa mai, vedi Geremic? No, dell'ultima cosa della quale stavate discutendo, no? Sì. Questa che è anche difficile fare tamponi, cioè se non hai appunto alcune condizioni, eccetera. Io allora chiedo al professor Pregliasco, com'è possibile, che cosa pensa del fatto che ai medici i tamponi non vengono fatti, almeno questo è l'allarme che arriva, diciamo, dal nord, e ci sono personaggi asintomatici come giocatori di calcio importanti che possono fare il tampone anche in assenza di sintomi e squagliarsela. Sì, questa cosa ha fatto abbastanza La seconda domanda è questa, diciamo, poiché purtroppo stando a casa, e insisto sull'avverbio purtroppo, si passa un sacco di tempo sui social, che non è mai un bene, tranne quando non danno informazioni, come dire, di pubblica utilità, in furia una discussione, io qui non faccio riferimento ai toni che sono utilizzati in questa discussione, circa il fatto che non ci sarebbero immigrati positivi o in terapia intensiva. Naturalmente io non racconto, diciamo, come viene esposta la questione. Tutta quella parte perché lì. Insomma, moltissime persone ci chiamano e sui social ci scrivono, sì, proprio domande su di quello tema. Che sta dicendo Federico. Sì. Cioè, come mai non ci sono e immigrati anche, in terapia intensiva? Anche, viene data anche una risposta, professore. Si ipotizza che essendo queste persone vaccinate per la tubercolosi, provenendo da paesi, questo possa avere in qualche modo, possa averli difesi dal cioè, contagio. Cioè hanno una protezione in più che noi non abbiamo. Che noi non professor abbiamo, Pregliasco, è vero, è credibile. Le risposte veloci perché poi ho tante telefonate in attesa, prego. Ma sì, in effetti la strategia vaccinale a volte, l'esecuzione dei tamponi non è stata proprio lineare, quindi in alcuni casi ci sono stati delle disattenzioni e sicuramente in molti casi nel cittadino non è facile avere l'esecuzione del tampone, soprattutto in Lombardia, perché davvero ora si sono allargati ulteriormente i laboratori e io spero che si arrivi a una fase 3, ovvero con una grande disponibilità soprattutto di test riguardanti appunto l'esecuzione delle RT-PCR. Ma almeno, dice Geremica, per medici, infermieri, operatori sanitari, perché insomma se poi si ammalano loro ora è un problema, sì, per tutti, non ora è per generosità, è per intelligenza, no, che andrebbe dire, fatto. Il medico no? In quelle condizioni. No, assolutamente. Le ultime disposizioni sul livello della Regione Lombardia sono quelle che se abbiamo un medico, un infermiere, un operatore sanitario positivo, cioè con sintomi, gli facciamo il tampone proprio per allontanarlo, anche per non essere un'ulteriore fonte di complicazioni. Questo è se questo ora si fa. Questo aspetto è stato. Ma allora è tutto da scoprire, anch'io ho avuto queste informazioni, ma ad oggi non c'è conferma, effettivamente degli extracomunitari ci sono fra i ricoverati. Il dato complessivo è tutto da dimostrare, soprattutto su questa ipotetica collegamento con la vaccinazione antitubercolare. Ad oggi davvero impossibile dirlo, a mio avviso non c'è questa differenza, ci sono anche loro in quota parte nella popolazione vale di chi la ha pena casi fare più un'altra gravi. Osservazione che anche l'età media degli immigrati che sono nel nostro paese, se è vero che è questa malattia colpisce soprattutto gli anziani, soprattutto ma non solo, allora forse anche questa è una delle ragioni, non credo l'unica, ma magari statisticamente, una delle ragioni. Roberto ci chiama da Napoli, apriamo la telefonata. Essere. Roberto. Pronto? Sì. Eccoci. Allora. Prego, pronto? Prego, faccia pure la sua domanda, Roberto. Sì, professore. Dunque, io voglio dire che io sono vedovo e vivo da solo da 3 anni e mezzo. Quando era tutto normale, veniva una persona qui a farmi le pulizie, tutte queste cose, e allora ero tranquillo. Ma adesso questo stato di cose, questa persona non sta venendo più perché naturalmente anche lei non vuole venire. Allora si sono offerte le mie figlie, che vogliono venire a farmi la pulizia. Allora volevo chiedere a professore, possono venire o c'è qualche pericolo? Poiché io non ho nessun sintomo, la prego, perché io mi misuro la febbre 3 volte al giorno, non ho niente, non ho affanno,
alla mattina mi faccio l'aspirazione. Roberto, le posso chiedere quanti anni ha lei? Ho 85. Ma che bella voce che c'ha, 85, è come non sentirli, diciamo. Ma io la ringrazio, a parte ogni cosa, io ho sempre cercato di condurre una vita regolare, tranquilla. Però diciamo, la sua domanda è, io sto bene, è opportuno che le mie figlie vengano a trovarmi per aiutarmi? Ho paura di ammalarmi. Capisco. Allora, proprio per questo, io voglio chiedere al professore, ma può venire qualcuno a casa, anche se ci sono delle mie figlie, perché ne ho quattro, se mi possono venire a fare una pulizia, perché io non faccio fare niente. Sì, perché io non so. Aspetti che lo ripeto io, in un saccio fa niente, che significa, Geremica? Non so far nulla. Assolutamente nulla. Assolutamente nulla. Allora Roberto, a parte la simpatia che oggi il premio va a lei, e io la ringrazio per aver chiamato, adesso Pregliasco le dà la risposta e anche magari su come si fa se viene qualcuno a casa e quali precauzioni bisogna tenere. Prego professor Pregliasco, grazie ancora Roberto. Pregliasco. Allora direi... è possibile che venga, che possa venire qualcuno. L'importante è mantenere quella distanza di almeno un metro, un'attenzione preliminare da parte delle persone che arrivano, eventualmente a un lavaggio delle mani, all'uso di gel alcolici e sostanzialmente null'altro, al limite la mascherina, volendo avere un'ulteriore attenzione proprio in termini anche psicologici di riduzione della diffusione delle goccioline. Quindi davvero con quel minimo di attenzione è possibile, anzi è doveroso, perché mi rendo conto, anch'io sono nella stessa situazione, mi ritroverei veramente devastato rispetto a camicie, pulizia quanto e sono quant'altro. Fragili. Quindi, questi uomini, dico a chi mi segue da casa. Assolutamente. Intanto al telefono dovrebbe esserci Ivan, che ci chiama dalla provincia di Verbania. Prego Ivan. Salve. Buon io volevo chiedere, volevo chiedere al dottore che rapporto c'è col coronavirus alla sarcoidosi polmonare, arrivata al quarto stadio con zone fibrotiche, anche se la malattia in questo momento non è attiva. Ci sono delle complicazioni, potrebbe essere... com'è? Prego, professor Pregliasco. Allora, sicuramente una situazione così, diciamo, pesante, un po' compromessa dei polmoni, in caso di infezione può determinare un decorso piuttosto impegnativo. Non ho visto casistiche ad oggi, diciamo, che possano essere rappresentative di una popolazione sfortunata per certi versi rispetto a questa patologia, però nulla di più di quello che comunque in termini di complicazioni ma anche di attività che si possono fare, quindi ritengo un margine un po' più di pericolosità rispetto alla norma, ma sperabilmente non troppo. E trattamenti come aerosol, bagno turco, sauna possono avere effetti positivi sul coronavirus, sì o no? Non è facile, anzi potrebbero essere un po' un problema se, perché fatti da soli, sì. Dal punto di vista ovviamente, perché se no è una sauna pubblica, no, certo, pericolosissima, ma quello è escluso, invece, non si può fare, diciamo, può dare potrebbe dare una, come dire, un sollievo e una maggiore, diciamo, capacità di respirazione, magari non effetti positivi ma sicuramente sollievo. Prima telefonata dovrebbe essere Pasquale, che chiama da Giovinazzo. Prego Pasquale, la domanda per il professor Cauda. È Pasquale? La ringrazio, buonasera. Ben trovato. Sono Pasquale e le telefono da Giovinazzo. Buonasera professore. Buonasera. Ascolti, io vivo 85 anni. Sono stato operato l'anno scorso di tumore all'intestino. Ho sofferto anche di un infarto anni fa, di fibrillazione atriale. Sono da solo con mia moglie, affetta da 16 anni di Alzheimer, ora in forma gravissima. Viviamo da soli. Una signora viene la mattina, il mezzogiorno, il pomeriggio e la sera per assistere lei, ovviamente, perché a casa quello che si interessa sono io, faccio di tutto. Perché devo farlo.
vorrei sapere come ci dobbiamo, come mi devo comportare quando viene questa signora che ha famiglia e viene direttamente qui senza fermarsi con nessuno. Beh, certo, queste sono quelle situazioni molto difficili che si calano poi nella realtà. Grazie a lei Pasquale, prego, prego professore. Sì, dicevo, questa è una di quelle situazioni molto difficili di cui noi siamo in parte testimoni. È chiaro che la cosa importante qui è la mascherina, perché è chiaro, è stato detto più volte e l'ho detto anch'io, che la mascherina era importante soprattutto per prevenire quello che erano i sintomi respiratori. Però oggi sappiamo che c'è una quota parte di soggetti asintomatici che potrebbe trasmettere in maniera incolpevole e assolutamente inconsapevole la infezione. E siccome nessuno di noi ci ha scritto in faccia che ha il certo. Covid-19, io credo che la misura migliore di protezione sia quella di mettersi tutti le mascherine. So anche che purtroppo le mascherine non si trovano con grande facilità, però quindi cercando un po', e so anche, immagino, che la signora che è affetta, come ha detto, di Alzheimer non sia facilissimo magari prenderlo, però almeno la protezione della signora che viene in casa, e di Pasquale stesso, no? Cioè il massimo certo, della Pasquale, prudenza da parte sia di Pasquale che della signora. In termini di riduzione del rischio di emissione del virus. Perfetto, le leggo una mail e poi mandiamo la successiva telefonata, ma vedo già Elena Testi, quindi arrivo prima da lei. La mail è: dopo aver fatto la spesa devo disinfettare le confezioni di plastica e di cartone? Con quali prodotti? Questa è Renata, se mi risponde professore velocemente, allora, perché così poi facciamo sì. il collegamento. Allora, la busta della spesa si potrebbe anche buttare via, ovviamente, così il cartone. E io credo che c'è qui il vecchio problema, anzi vecchio, il recente problema dell'articolo apparso sul New England della durata di alcune ore variabile e sul plastica e cartone. La sopravvivenza del virus sulle superfici. E allora superfici. A questo punto buttiamo via tutto ciò che si può buttare via e laviamoci molto bene le mani. Simonetta che chiama da Roma per il professor Cauda. Simonetta. Sì. Buon pomeriggio, prego. Sì, buonasera e grazie per tutto quello che fate per noi. Grazie a lei. Ecco, volevo chiedere, proprio da questa notizia che ha dato a schicciare adesso, le 33 bare che sono partite per la cremazione, se è di protocollo che tutti i malati di coronavirus debbono essere cremati oppure c'è la possibilità anche di cremazione e se è, ecco, solo questo volevo sapere. Perfetto Simonetta, sentiamo il professor Cauda. Grazie. Grazie a lei. Io ovviamente non conosco il protocollo applicato nella regione Lombardia. Posso dare una valutazione piuttosto generale. Io credo che la cremazione sia stata una necessità oggettiva per la presenza di un numero, ahimè, così elevato di ammalati e credo anche che non sia stato forse anche fatto per un problema di sanità funeraria, mortuaria. Sì. Non onestamente. Cioè è possibile non so che si siano sovrapposte le due esigenze, quella sanitaria e anche. È possibile, però è chiaro che questo viene regolato da disposizioni che sono regionali, comunali ed è questa immagine che lei state mandando in questo momento è drammatica, terribile. Io l'avevo letta nelle vecchie epidemie di peste quando tra l'altro la cremazione allora era proibita dalla Chiesa e quindi la cremazione rappresentava una duplice vulnus, da un lato il fatto che non si poteva dare una sepoltura e dall'altro, fino a qualche anno fa, era appunto una procedura in qualche modo anche non permessa dal diritto ecclesiastico. Ho al telefono Pina da Catanzaro che aspetta più o meno da mezz'ora, me la fate sentire Pina? Se può essere veloce, la prego, grazie per aver chiamato. Sì. Chiedo al professore se i prodotti a base di ammoniaca che usiamo normalmente sono sufficienti per pulire case e disinfettare.
Vi ringrazio e un abbraccio a tutti. Grazie medici. A lei, grazie e a lei, Pina, li abbracciamo anche inviati. Noi. Allora, professor Cauda, i prodotti sì, non la normali, sì. L'ammoniaca, la candeggina, vanno sì, bene per sì. Disinfettare e per pulire casa. Perfetto, case. Ma va bene Fermo anche lì. L'acqua e sapone. Anche certo. Acqua e sapone. Apritemi Giuseppe da Aprilia, che è un po' che aspetta. Giuseppe, prego. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, sono un vostro fan da parecchi anni. Evviva! Volevo fare solo una domanda al professore. Se io ho una mascherina ipotesi che ha sopra le goccioline contenente il Covid-19, trattandola con le microonde posso distruggere sia il Covid sia tutto il resto della mascherina? Buona domanda. Grazie. Grazie a lei, Giuseppe. Professor Cauda. Sì. E guardi, le mascherine vanno buttate via dopo un po', perché non possono essere trattate né col microonde né con altri mezzi, perché anche per la tipologia di mascherina così come effettuata, le vecchie mascherine, quelle che si usavano in chirurgia negli anni 50 e 60, che erano di tela, andavano poi in autoclave e quindi potevano essere riutilizzate. E ricordo che le mascherine i chirurghi le usavano non tanto per proteggersi da possibili germi del paziente, ma per proteggere il campo operatorio dai germi. Quindi purtroppo, e so che questo è un problema grande, grandissimo, mancano le mascherine, c'è stata la promessa della protezione civile di una distribuzione in tempi rapidi delle mascherine, però quelle che sono utilizzate vanno buttate via cercando di toccarle il meno possibile. Diciamo, non c'è perché... microonde che tenga, no, le dovete no, buttare lavate, ad un certo punto. Lavate le mani. Lavandosi bene le mani, sia prima di mettersele e sia dopo che si è. E quello avevamo mostrato come vanno poi indossate e come vanno tolte. Alessio? Noi diamo voce anche a persone che magari non riescono a parlare in diretta, che ci fanno però una richiesta e quindi ne siamo volentieri messaggeri. Ci scrive Esther, è opportuno allontanare un anziano malato di Alzheimer dalla casa di cura dove si trova per limitare il rischio contagio, spezzando però il fragile equilibrio raggiunto? Professor Cauda? Sì, e beh, queste sono situazioni che vanno valutate da caso a caso. Non tutte le residenze sanitarie hanno i problemi legati al Covid-19. Evidentemente la vita in comunità, ma sto parlando in generale, è possibile che ci possano essere qualche fattore di rischio in più, però evidentemente queste non sono scelte, sono scelte anche molto difficili, non è che possano esserci una regola generale, si fa in questo modo, si fa in quell'altro, vanno in qualche modo adattate a quella che è la situazione particolare. Anche perché chi anche ci scrive ha ben presente che la persona di cui parla ha una situazione particolare, perché il malato di Alzheimer, come sappiamo, costruisce un suo equilibrio delicatissimo, particolarissimo, certo. E interrompere o rompere quell'equilibrio può diventare poi un problema nel problema, no? Assolutamente sì, perché sono equilibri che si costruiscono nel corso di mesi, per non dire di anni, e ovviamente anche fiduciari verso i familiari che certe volte non vengono più riconosciuti, e chiunque ha avuto in famiglia la disgrazia di avere un paziente con l'Alzheimer sa che c'è questo depauperamento anche degli affetti. Quindi da caso non c'è una regola, di ripeto, generale, si applicano il buon senso, l'affetto e ovviamente cercando di fare del bene sempre e mai e limitare sempre un possibile danno. Grazie professore, sentiamo Maria che chiama da Ancona. Pronto? Eccoci Maria, buon pomeriggio. Grazie, buongiorno, sono Maria. Allora, il problema è questo, c'ho il marito, non mi sente? Sì, la sentiamo sì, benissimo. Sì. Ah, perfetto, mio marito lavora per Poste Italiane. Per cui lavora al recapito, mi ha detto è un portalettere, diciamo che ho quindi a contatto con decine e decine di persone ogni giorno. E mi ha detto quando torno a casa inizia questo processo di disinfestazione, da tutto disinfettiamo, dall'orologio, gli occhiali, le chiavi della macchina, le maniglie che ha toccato entrando in casa. È sufficiente questo per poter difendere la propria famiglia? A casa ci sono i figli, c'è la moglie. Io parlo a nome di tutti i portalettere italiani, che sono ben 30.000 sul territorio nazionale, che continuano a lavorare.
Grazie Maria, grazie davvero per la sua chiamata. Sentiamo il professor Cauda. Innanzitutto un plauso a tutti quelli che lavorano, noi medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, anche quelli che i cassieri e anche quelli che ce ne dimentichiamo, perché chi lavora alla posta svolge un lavoro preziosissimo. Certo, ogni precauzione che si prende, e sono sicuro che da un punto di vista aziendale qualche precauzione sarà stata presa, tipo guanti eccetera, mascherine, e ovviamente va però fatto sempre la precauzione massima. Ecco, non mi sento di dire riducete quello che state facendo, forse è un di più, però è meglio in queste situazioni un di più che un di meno. Vorrei aggiungere una cosa per non chiudere il discorso sul problema mascherine eccetera, però la situazione cambia a seconda del momento epidemico. È chiaro che la circolazione del virus in Lombardia è diversa ad esempio che nel Lazio, e in Lombardia è diversa, era diversa agli inizi e molto Come dicevamo, poi è chiaro che stiamo imparando cose, le cose cambiano e noi le impariamo via via che cambiano. Gian Maria che chiama da Milano, apriamo la telefonata. Pronto? Sì, Gian Maria, buon pomeriggio. Pronto? Noi la sentiamo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Volevo chiedere al professore una domanda che mi gira per la testa da parecchio tempo, sarà anche stupida ma la voglio fare. Se c'è una correlazione, hanno fatto una ricerca tra positivi al coronavirus e la presenza delle tonsille. È una domanda che, cioè, se uno, cioè percentualmente quanti hanno sono positivi e quanti hanno o non hanno le tonsille. Se hanno o non hanno le tonsille, se è stata fatta, se è stata rilevata questa cosa. Esattamente, perché così, siccome viene da una mia esperienza, io no. Esattamente. Siccome io non ho mai fatto, il vaccino, e l'anno prossimo lo farò sicuramente. L'esperienza che ho tutti gli anni, io vengo aggredito da tonsilliti forti, ma poi passano e tutto si ferma. Va bene, sentiamo la risposta del professor Cauda. Grazie Gian Maria. Devo pregare le persone che ci chiamano di essere sintetiche nella domanda, così riusciamo a dare voce a più persone. Prego, Cauda. Io sono sinteticissimo nella risposta. Non c'è nessuna evidenza che le tonsilliti abbiano qualche incidenza nel bene o nel male. Anche perché sono stati pubblicati ormai 70.000 casi, praticamente quelli della Cina, quasi tutti sono stati screenati e studiati. Già che ci siamo, professor Cauda, le chiedo anche, questa è una domanda che ci era arrivata via mail da Fabrizia, che ci scrive: è vero che chi ha fatto il vaccino della TBC da meno di 20 anni non è a rischio contagio? Beh, questa è una domanda che deriva da una notizia che sta circolando da alcuni giorni sui media, sul web. È chiaro che, ripeto, noi non lo sappiamo, ma tenete presente che la vaccinazione anti-TB, la cosiddetta BCG, era una vaccinazione che ormai non si fa da moltissimi anni. A mia conoscenza si faceva abbastanza estensivamente nella ex Unione Sovietica e nel paese oltre Cortina di Ferro molti anni fa, e serviva per la prevenzione della tubercolosi. Che questa BCG possa aver stimoli un'immunità a distanza di così tanto tempo, direi, e uso il condizionale perché in questa malattia bisogna sempre usare il condizionale, non ci vedrei nessuna correlazione. No, perché molti hanno tirato in ballo questa storia delle vaccinazioni per la tubercolosi a proposito degli immigrati. Sì, la grande domanda è: perché loro non si ammalano? Ora, ieri Pregliasco ci diceva, c'è anche un dato anagrafico, per lo più noi ospitiamo migranti giovani, e quindi se è vero che la malattia colpisce soprattutto gli anziani, c'è già una prima spiegazione. Però in molti invece ci chiedono se esiste una correlazione con le vaccinazioni contro la tubercolosi che loro farebbero ancora. Ma quindi credo che abbia anche a che vedere con questo.
non è poi così, la sala l'Africa è grande, il mondo dell'extra comunità è difficile dare una valutazione. Io per l'esperienza che ho di missioni in Africa, anche il BCG, che tra l'altro non si trovava fino a qualche anno fa molto facilmente, non veniva fatto più così estensivamente, anche perché non dimentichiamoci, non è che sia una vaccinazione particolarmente efficace, è efficace se si fa al di quindi, sotto diciamo, dei 4 anni. Quindi diciamo, anche su questo non c'è evidenza scientifica. Ancora una telefonata, Mario da Montecchio. Buonasera, buonasera a tutti e grazie di avermi chiamato. Grazie a lei, io, prego. Io sono un lettore da parecchi decenni dei quotidiani e ho continuato anche adesso che ho parecchi anni. E volevo ha fatto molto bene. Bravo. Ecco, anche 2 o 3 al giorno, visto che sto in casa. Sono state riferite le durate del coronavirus su parecchie superfici, la plastica e il metallo. Nessuno ha detto però qualcosa. Sui giornali, lei dice. Sui giornali. Io per precauzione lo lascio 2 o 3 ore fuori al balcone, stamattina per la prima volta prendo la lettera, le pagine e interne. E poi lo legge bello fresco fresco, diciamo. E ho lasciato la prima pagina fuori, che non ho ancora preso dal balcone. Volevo sapere, sono inutili precauzioni oppure... Oppure serve a qualcosa, certo. Chiara la domanda, Mario. E poi ci sono le riviste che sono patinate, se hanno gli stessi tempi oppure se addirittura si allunga ancora. Grazie Mario per la sua domanda, prego professor Cauda. Sì, io devo dire che questa è la 7ª o 8ª epidemia che vivo nella mia vita, compresa l'Ebola in Africa, e è un'epidemia molto strana. Anche queste domande assolutamente legittime che riguardano un qualche cosa che fino a ieri non ci saremmo mai posti e non ce lo siamo posti neanche per malattie anche più gravi, ma questa siamo davanti. Ho scritto quello che ha detto la persona dell'impresa funeraria, è una malattia nuova e senza precedenti. Quindi, proprio perché è una malattia nuova e senza precedenti, ogni misura è benvenga. Però mi permetta di darle un consiglio, anche perché io stamattina, come tutte le mattine, ho comprato un quotidiano, l'ho letto, mi sono lavato le mani dopo. Ecco, questo io credo sia la già solita, una buona precauzione. Diciamo, è un refreshment che viene questione fatto. Questione che dobbiamo tenere a mente. L'Istituto Superiore di Sanità ha cambiato le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti per tutelare i lavoratori della nettezza urbana e per prevenire il contagio da coronavirus. Tutte le persone positive al tampone oppure in quarantena obbligatoria per aver avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 devono attenersi a queste regole. Non dovete più differenziare i rifiuti domestici. La plastica, il vetro, la carta, l'umido e il metallo devono essere gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata, dove sono da gettare anche i fazzoletti, le mascherine, i guanti e le salviette monouso. Il miglior bidone per questo tipo di raccolta indifferenziata è quello a pedale, all'interno del quale devono essere sistemati 2, o meglio ancora 3 sacchetti resistenti, uno dentro l'altro. Quando il sacchetto è pieno, prima di chiuderlo dovete indossare i guanti monouso. Fate attenzione a non schiacciare con le mani il sacchetto, ma utilizzate i lacci di chiusura oppure del nastro adesivo per sigillarlo. Preparate i sacchetti nel contenitore dell'indifferenziato per un nuovo utilizzo, ancora una volta uno dentro l'altro, e gettate i guanti. Ora dovete lavarvi le mani per almeno 60 secondi con un sapone delicato. Mi raccomando, non fate avvicinare i vostri animali domestici alla stanza in cui tenete il bidone della raccolta indifferenziata. I sacchetti non devono essere accumulati, ma buttati ogni giorno. La rete di familiari o di volontari che assiste la persona in quarantena si occuperà di ritirare l'immondizia e di gettarla nel bidone. Chi invece non è positivo al tampone e non è in quarantena può continuare la raccolta differenziata come ha fatto finora. L'unica accortezza è di gettare nell'indifferenziato le mascherine, i guanti e, in caso di raffreddore, anche i fazzoletti di carta.
Utilizzate 2 o 3 sacchetti resistenti, uno dentro l'altro, chiudeteli con i lacci o con il nastro adesivo e smaltiteli nel bidone dell'indifferenziato. Come mantenere il giusto equilibrio psicofisico in questi giorni in cui dobbiamo restare a casa? Seguiamo la guida del Consiglio Nazionale degli Psicologi. Organizzate la vostra giornata, svegliatevi sempre alla stessa ora, non dimenticate la colazione, la cura del corpo, la lettura dei giornali e la pausa caffè per mantenere la normalità. Non stiamo tutto il giorno in pigiama, ma vestiamoci anche se dobbiamo stare in casa. Indossare il rossetto, per esempio, fa bene all'umore. Farsi la barba tutti i giorni aiuta a sentirci in ordine. Apparecchiamo per bene la tavola, mangiamo tanta frutta e verdura, un po' di cioccolato fa bene all'umore, ma non esageriamo con l'alcol. Per chi lavora in casa, separate l'ambiente professionale da quello casalingo. Può essere d'aiuto per la concentrazione. L'esercizio fisico è importante perché distrae e scarica la tensione. Bastano 30 minuti al giorno di esercizi a corpo libero. Seguite una lezione su internet. Socializzare allontana i pensieri negativi. Organizzate un aperitivo online, chiamate un amico che non sentite da tempo, salutate il vostro dirimpettaio al balcone. Non esagerate con le informazioni. Controllare ossessivamente il cellulare alla ricerca di aggiornamenti aumenta l'ansia. La convivenza forzata può mettere in difficoltà le coppie. Prendetevi i vostri spazi e rispettate quelli dell'altro. Divertitevi insieme. Cucinate una buona cena, sfidatevi in una partita a carte o ballate un valzer in soggiorno. Dormire bene è la cosa più importante. Spegnete il cellulare e leggete un libro. Ricordatevi che un sonno ristoratore rinforza anche il sistema immunitario. Sono molti i numeri gratuiti di sostegno psicologico a disposizione. Uno tra tutti, quello della Croce Rossa, 800 06 55 10. Fare la spesa in sicurezza al supermercato e nei negozi di alimentari. Seguiamo il vademecum dell'Istituto Superiore di Sanità e i consigli degli esperti. Al supermercato usa i guanti, ma ricorda che quando li indossi non devi mai toccare occhi, naso o bocca. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1 metro con le altre persone che fanno la spesa, con i commessi e con i cassieri. Il carrello può essere utile a prendere le misure. Per risparmiare tempo e non allungare le code, entra in negozio con la lista della spesa già fatta. Quando arrivi a casa, togliti i guanti, sfilali pinzandoli dal palmo, poi infila le dita sotto l'altro e sfila anche il secondo. Prendili facendo attenzione che siano alla rovescia e buttali nel contenitore dell'indifferenziato. Poi lavati le mani con il sapone delicato per almeno 60 secondi, metti a posto la spesa e lavati di nuovo le mani. Non c'è bisogno di disinfettare i sacchetti di plastica. L'eventuale carica virale sulle superfici è molto bassa e poco contagiosa. Frutta e verdura freschi sono considerati prodotti a basso rischio di trasmissione Covid-19. Valgono le normali norme igieniche. Lavali come hai sempre fatto, con il bicarbonato o con un disinfettante per alimenti. E mangiali tranquillamente, anche crudi. Per gli alimenti che non possono essere lavati, come il pane, preferisci quelli confezionati nella carta o plastica, ma non c'è bisogno di disinfettare la busta. Non devi disinfettare nemmeno le bottiglie oppure i pacchi di pasta. Le code al supermercato in questi giorni sono molto lunghe e le consegne online sono intasate. Per ora attivo solo in Lombardia, il sito filaindiana.it aggiorna in tempo reale sui tempi di attesa fuori dai negozi di alimentari e funziona con le segnalazioni delle persone in coda. Ma non c'è solo la grande distribuzione. Confesercenti Torino, per esempio, ha raggruppato tutti i piccoli esercizi di quartiere che fanno la consegna a domicilio. Alcuni prodotti per la dispensa, come fazzoletti, carta igienica o detersivi, li puoi comprare anche in farmacia, in negozio e online. Se sei anziano o solo o malato, chiedi a un'associazione di volontariato di fare la spesa al posto tuo. Sul sito di ampas.org trovi l'elenco di tutte le organizzazioni che portano la spesa a domicilio. Altrimenti chiedi al tuo vicino di casa, ma fatela lasciare sul pianerottolo e non toccare chi te l'ha portata.